Quante volte ti sei domandato? La vocazione della mia struttura è business, ma posso prendere anche clientela leisure? E viceversa? Così da riempire quei fastidiosissimi buchi nel weekend o nel midweek. Insomma, sarebbe perfetto ottimizzare questo frangente. Sono Federico e sono qui per darti qualche dritta sul tipo di clientela che potresti ospitare nella tua struttura. Ma prima, sigla! Ti inizio con il dire che la clientela leisure è teoricamente illimitata, nel senso che ci sono variabili come il prezzo e la qualità della struttura che possono influenzare il turista. E più il rapporto qualità-prezzo è alto, maggiore sarà il numero di persone disposte ad andarci. Al contrario, la clientela business è un numero ben definito. In una certa data, in una certa destinazione, ci sarà un determinato numero di persone che ci andranno. Se per assurdo gli hotel di quella destinazione decidessero di dimezzare il prezzo delle camere, il numero delle persone che dovranno andare lì per lavoro sarà lo stesso. In questo caso, il prezzo non aumenta il volume globale della clientela business. Si evince quindi che gli hotel possono e devono lavorare di qualità e prezzo per aumentare il numero di clienti leisure, ma senza necessariamente rubarli alle altre strutture. Magari convincono anche qualcuno che sarebbe rimasto a casa se non avesse visto un'offerta interessante. Al contrario, e qui arriva la parte più agguerrita, quindi cominciamo a metterci la fascetta rossa, per aumentare il numero di clienti business, dobbiamo necessariamente portarli via a strutture concorrenti, magari giocando sulla tariffa e soprattutto anche sui servizi inclusi nel prezzo. Come ben sai, se hai una struttura business riceverai giornalmente moltissime proposte di preventivi e lì si vedrà la stoffa dell'imprenditore che è in te. Per finire, capita spesso che hotel a vocazione business scoprono una vocazione leisure durante il fine settimana, ponti e feste, chiaramente a tariffe molto concorrenziali. La vocazione è qualcosa che non preclude l'altra tipologia di clientela, ma l'ideale è sempre quello di cercare di prenderle entrambe. Questo video è finito, se ti è piaciuto clicca like e condividilo con i colleghi ed amici. E non dimenticarti di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato sui temi del mondo revenue. Un saluto da Federico e dal Franco Grasso Revenue Team.